ali mortacci. Il più grande pugile di tutti i tempi era dipendente dal sesso, costringeva la seconda moglie Belinda ad organizzare gli incontri con le ragazze in hotel e non faceva discriminazioni, nere, bianche, giovani, vecchie, attrici, cameriere. Il lato oscuro di Muhammad è raccontato in una nuova biografia dal titolo Ali, A Life. Khalila Ali, nata Belinda Boyd, sposò Muhammad Ali nel 1967, diventando la seconda di quattro mogli. Nella nuova biografia sul campione, scritta da Jonathan Haigh intitolata Ali, A Life, si racconta che il più grande di tutti i tempi ebbe numerose relazioni e scappatelle da una notte via, spesso organizzate negli hotel proprio dalla moglie Khalila. Un intero capitolo è dedicato ai suoi trascorsi extraconiugali. Si legge, Muhammad Ali aveva un lato oscuro, malvagio. Dipendeva dal sesso. La manipolava al punto che non solo prenotava le stanze per gli appuntamenti del marito con le sue signorine, ma prometteva di non disturbarle mentre stava con loro. Visto l'insaziabile appetito, non faceva discriminazioni, bianche, nere, anziane, attrici, cameriere. Nelle Filippine, dove si preparava per l'epico incontro con Joe Frazier, il pugile si complimentò con il presidente per la bella moglie, e il presidente ricambiò i complimenti. Il problema era che quella che stava con Ali non era sua moglie, ma la 19enne Veronica Porche. Khalila a quel punto diventò furiosa e divorziò, Veronica invece lo sposò e restò con lui per 9 anni. Belinda nel libro racconta che Ali sul ring si muoveva come una farfalla, ma a letto era bame bame grazie e via, veloce come la puntura di un'ape.